Onorevole Giorgia Meloni, Presidente di Fratelli d'Italia, buongiorno. La piazza di Affari Italiani, speciali elezioni amministrative. Beh, partiamo dalla capitale, Roma, dove Enrico Michetti, secondo i sondaggi prima del blackout, sembra probabilmente arrivare primo, il primo turno 3-4 ottobre, però poi al ballottaggio potrebbe essere difficile. Lei è comunque fiduciosa? Io sono estremamente fiduciosa, intanto perché diciamo ho le mie, come posso dire, insomma, conosco la dinamica dei sondaggi, mettiamola così. Guardi, 5 anni fa io mi sono candidata a sindaco a Roma e come lei forse ricorda, Forza Italia all'interno del centrodestra scelse di sostenere un altro candidato che si chiamava Alfio Marchini. Noi abbiamo fatto tutta la campagna elettorale con i sondaggi che dicevano che sia io che Marchini eravamo attestati intorno al 20%, che quindi nessuno di noi due sarebbe arrivato al ballottaggio, e chiaramente un sacco di gente per questo poi decise di non votare, segnatamente per me, perché poi chi girava nella città sapeva che i dati non potevano essere quelli sulla, diciamo, sulla. Sul rapporto tra me e l'altro candidato. Però intanto un sacco di gente, immaginando che io non potessi arrivare al ballottaggio, ha detto: non voglio sprecare il voto, magari do una mano agli altri due candidati. Sa com'è finita? È finita che io ho preso il 23% e Marchini ha preso il 10%. E quando io ho parlato il giorno dopo con un sondaggista in un programma televisivo, gli chiesi, dico: scusi, ma voi davate tutti quanti 20-20, com'è possibile che io ho preso il 23 e Marchini il 10? E lo sa che mi ha risposto il sondaggista? Mi ha risposto: non ha preso quello che ci si aspettava. E io infatti dissi: scusi, ma lei nei sondaggi ci mette quello che si aspetta o ci mette quello che le rispondono i cittadini quando telefona? Perché insomma la dinamica del sondaggio dovrebbe essere questa. Allora, questo per dire cosa? Non voglio chiaramente dire che scrivano cose diverse da quelle che... Voglio dire che insomma i sondaggi vanno guardati come trend, ma le elezioni si decidono nelle urne, ok? Il dato è semplice. Il centrodestra arriva primo al primo turno, ok? Anche perché è l'unica vera alternativa. Cioè, questi qui che fanno il teatrino, Raggi, Calenda, Gualtieri, che stanno lì a litigare, no? Che vanno in candidatura. Poi, comunque, alla fine al governo della nazione ci stanno insieme. E infatti si vede perché fanno tutti, a Roma si dice comunella, no? Cioè, fanno tutti Chiaro. blocco contro Michetti. Perché chiaramente loro stanno da una parte e noi stiamo dall'altra. La questione è semplice. Oggi chi vota Raggi sta votando anche Gualtieri e sta votando anche Letta. Chi vota per Gualtieri sta votando anche Raggi e sta votando Conte. Chi vota Calenda sta votando pure per Renzi. Chiaro? Dall'altra parte c'è il centrodestra. Io credo che la maggioranza dei cittadini oggi al governo ci voglia il centrodestra e quindi sono ragionevolmente convinta che le cose andranno bene a Roma. E le dico di più, Michetti, che viene ogni giorno fatto oggetto di una campagna proprio a 360 gradi di denigrazione, di mistificazione, tradisce un nervosismo da parte della sinistra questo. Cioè, se Michetti fosse davvero il candidato debole che loro vanno dicendo, che bisogno avrebbero ogni giorno di attaccarlo così, di deriderlo così, di accendere tutti i riflettori su di lui? Se lo fanno, se hanno addirittura cominciato Paura. a farlo prima che lo candidassimo, è perché forse conoscono la validità professionale della figura che noi abbiamo candidato. E sa perché la conoscono? Perché tra le altre cose Enrico Michetti è Cavaliere al Merito della Repubblica. Sa chi lo propose a Mattarella Cavaliere al Merito della Repubblica? Paolo Gentiloni del PD, che avendo Michetti lavorato con amministrazioni di ogni colore, perché è professionista, con lo Stato italiano che lo ha chiamato a risolvere problemi enormi, conosceva la sua professionalità, le sue capacità. Quindi io sono convintissima sia della nostra visione per Roma, sia sono convintissima delle capacità del candidato che abbiamo messo in campo. Poi, se il tema è i confronti, mica i confronti, stamattina Michetti al confronto ci è andato al CUP con i professionisti, Gualtieri non c'era. Perché sa, poi certo, se i confronti si fanno solo su Repubblica siamo buoni tutti. Però secondo Chiaro, me è bravo. giusto che insomma ci si confronti con i cittadini soprattutto. Certo. Ultima domanda, secondo lei c'è una sana competizione interna nel centrodestra? Perché poi si vota anche per le liste, non solo per i candidati. Ma non in queste elezioni amministrative, guardi, le elezioni amministrative sono elezioni molto particolari, sono elezioni nelle quali il consenso dei partiti va sempre preso un po' con le molle, perché lei sa che ci sono le liste Civiche. civiche, ci sono insomma
sono dinamiche molto più articolate, quelle territoriali, di quelle che poi si ritrovano nella politica nazionale. Quindi non direi che da questo punto di vista più di tanto le elezioni amministrative sanciscono, no, quale sia il peso dei partiti all'interno della coalizione, atteso che questo tema della leadership del centrodestra, della competizione, è un tema, diciamo, che Trito e ritrito. appassiona tantissimo voi giornalisti, Benissimo. io lo capisco perché mette un po' di pepe. Ma non appassiona sicuramente me, cioè, intanto per me il centrodestra è, diciamo, l'unica strada possibile, perché io, a differenza di tutti gli altri, non ho un piano B, cioè o vado al governo col centrodestra o non ci vado. Per me l'ipotesi di andare al governo col PD o col Movimento 5 Stelle non Non esiste. esiste, per cui quindi io tengo all'unità del centrodestra e tengo a un centrodestra che abbia, quando arriveranno le elezioni politiche, numeri abbastanza forti per governare 5 anni. Perché altrimenti è tutto inutile, cioè che Fratelli d'Italia cresca 2 punti, se i miei alleati non crescono anche loro e non vanno bene anche loro, sempre all'opposizione o comunque a un governo che rischia di non avere i numeri sufficienti, ci porta. Per cui io spero e credo, per questo credo anche nelle specificità all'interno del centrodestra, credo che siano un valore e secondo me vanno, diciamo, sottolineate. Siamo partiti però compatibili, che hanno una visione compatibile, che sono destinati a governare insieme e quindi nessuno può avere l'interesse a che l'altro vada male, perché poi alla fine siamo la stessa squadra. Chiaro, chiaro. Grazie mille, Grazie onorevole Giorgia Meloni, la piazza affariitaliani.it. a lei. A presto. Grazie.